Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Assetto Corsa Competizione e soprattutto benvenuti nel terzo appuntamento dell'AGGT Endurance in cui partecipo insieme al team Banca Beeper, insieme al team Beeper Banca, perché già ho sbagliato il nome della banca dopo 10 secondi di video, perfetto. Partecipo insieme all'ingegner Mats e a ragionier Vandini. Se avete visto le precedenti puntate vi siete resi conto di quanto la situazione, soprattutto a livello psicologico, non sia facile. Questo perché sostanzialmente ci è andato tutto storto. Comunque, se non l'avete viste, le trovate qui sul canale nei due precedenti episodi. Oggi vi racconto della gara a Misano. Si corre di sera e finisce in notturna. Come al solito, il programma è sempre lo stesso. Il ragionier Vandini si fa le qualifiche e il primo stint. Stint intermedio lo fa l'ingegner Mats e a me tocca l'ultimo stint. Ora, sempre se avete visto l'ultima puntata, faccio dei riferimenti perché l'ultimo video è stato molto molto raccontato, ho raccontato tra virgolette anche un lato molto umano di come si vive una faccenda come una competizione così seria e importante. Il dubbio nella preparazione della gara era che anche stavolta ci avessi sostanzialmente l'ansia che mi bloccasse completamente nella prestazione. Oltretutto, dopo due gare arriviamo a questa terza gara con un pelo di rammarico invece che delusione. Questo perché all'inizio ci siamo approcciati a sta competizione come la nazionale giamaicana de Bob andava in Olimpiadi invernali sostanzialmente. Mentre poi, standoci dentro, ci siamo resi conto che insomma, dai di qua, dai di là, forse ci avevamo la possibilità invece di fare una figura più che decente. Solo che ci è andato sostanzialmente tutto storto. Quindi adesso c'è molto rammarico e anche molta voglia di rivalsa in questa gara dove corriamo a Misano, che comunque sia una pista abbastanza conosciuta sia da me che dall'ingegnere che da ragioniere, e quindi vogliamo far bene. Prima di andarvi a raccontare la gara voglio ringraziare come al solito Beeper Banca, è stata veramente gentile a invitarci a prendere parte al loro team e mi raccomando ragazzi, qui sotto trovate tutti i riferimenti per andare lì, aprite un conto, due conti, insomma dite che vi mando io e l'ingegner Mats, così loro non ci cacciano via, insomma, che come influencer se no sembreremmo un po' schifosetti. Detto questo, andiamo alla gara, ci sono le qualifiche, anche stavolta il ragioniere si comporta alla grande, partiamo trentesimi, che comunque è un miglioramento rispetto all'ultima gara dove avevamo partito trentunesimi. Si parte che ancora si vede, è notte, cioè è sera ma ancora si vede qualche cosa e il primo stint ci riserverà subito delle sorprese. Comunque ragazzi, B per banca, la banca che inizia per B come i belli, perché noi siamo i più belli, il tema dei più belli. E anche i più bravi. Terribile. C'ha una capacità di fare spot che fa veramente cagare. Quindi adesso tra poco si parte per la gara. Partiamo trentesimi, ci siamo. Messi dietro 4-5 persone. Il che non è male. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Di passo ce l'abbiamo, dai. Ecco, usiamo ce la possiamo fare. Mi piace di più perché ce la faremo porta male. Allora, tattica classica, no? Quindi 40 minuti di stint a testa. Io sono il secondo. Alla fine, poi, quando calerà la notte, ci sarà Batman. Batman che The Advocate. L'uomo avvocato, metà, cioè di giorno avvocato. Potrebbe essere più Daredevil. Perché sono ciecato per come guido. No, mi raccomando, ragionier. Ci sta in alto a sinistra, dovrebbe starci le tre cose. Sì, sì, risultiamo connessi, sì. E ti dice richiesto quando sei richiesto. Ok. No, là. Vai, ragionier, dai. Si partiti. Dai. Io sto safe, ma safe. Sì, sta no, safe. No. Sperando che pure dietro stanno safe. Spazio, vado dove ci va, sta lo spazio, non. Magari dai la bottarella di freno per far accendere i fari dietro, così quello dietro non ti incula. Ah, c'è gente dietro? Eh sì. Paradossalmente sì. Paradossalmente. qua potrei anche. Ecco, morto. Ok, uno abbiamo fatto secco, dai. Sembra tipo. No! No! Va bene. Danno leggero. Niente. Vai. Sembrerebbe un incidente brutto, ma qualche metro dopo. Quando viene il mio turno? Oddio, che brutto passaggio. Oddio, sono girato. No! E perché cazzo si è mosso, però? Fermi, esatto. Mannaggia la puttana, però. Attenzione. Male c'è adesso. Cioè, lo sterzo è storto, devi rientrare. Porca troia.
Rientra, ma senza far cambio pilota, però. Sì, sì, facciamo cambio pilota subito. Perché? Perché è inutile sprecare un pit senza fare cambio pilota, in realtà. Ma se manca un'ora e 56, comunque poi ne dovremmo fare un altro, perché 55 e 55 non ce la facciamo a fare un'ora e 56. Che poi guida 2 minuti, devi riuscire. Niente, devo riuscire. Ah, niente. Dai, dai, rientra. Che cacchio, però. Cioè, no, no, il volante storto proprio, non... No, no, c'è lo sterzo proprio a 90 gradi quasi. 10 minuti, nemmeno 5 giri. Oh, no, no, guarda com'è, così sono dritto. Che cazzarola, però. Cioè, la regola base, se vai a sbattere devi stare fermo se finisci in mezzo. Ma che te muovi? Oh, c'è una sfiga, comunque se ci incontra un gratto nero si gratta i coglioni. Cioè, è incredibile, oh. La lascio passare? Sì. Comunque, ragazzi, se volete essere positivi, banca Bieber, anzi Bieber banca. Positivi però non al Covid. Esatto, non è un buon momento questo per dire positivi. Esatto. Vabbè, ragazzi, cioè, se non riesco a fare uno spot come si deve, questi poracci del Bieber banca ci menano, dicevo, ma almeno un... Oddio. Male. No, male. ho sbagliato io, tra l'altro, vai. Qua vedo che arriverà la mannaia della direzione gara. Vedo pure una bandiera bianca, quindi qualcuno si è reso. O forse ce lo stanno a dire noi, te rendeci. Eravamo noi. È un messaggio subliminale quello, dice, è meglio che parcheggiate. Intanto ci dicono dalla chat che mi sa che avete vibrazioni positive per questa gara. Stasera eravamo tutti convinti, è durata 20 metri la gara. Ma scusate, perché noi non abbiamo diminuito de uno il pit stop? Perché non abbiamo fatto il cambio pilota? Perché non abbiamo fatto il cambio gomme. Ok, quindi quelli sono i cambi pilota, non sono i pit stop, ok. No, sono i cambi gomme. Ah, sono i cambi gomme, ok. Penso entrambe le cose, no? Cambi gomme. Oddio, no, forse era il rifornimento. No, il cambio gomme non è obbligatorio, il rifornimento è obbligatorio. Bene, comunque il rifornimento sarebbe sceso, ma poi noi avremmo dovuto comunque fare l'altro per il cambio pilota. Okay. Mi pare chiaro che abbiamo passato ore e ore sul regolamento, comunque. C'è nemmeno il Monopoli. sarà quell'altro. Certo. Ma siamo ottimisti, ragazzi, perché Bieber banca ti rende ottimista. Niente, fa schifo pure questa, vabbè. Boh, ma preparatele prima. Però voglio dire una cosa, ragazzi, che è seria. Cioè, in tutta la settimana noi ci siamo allenati e calcolate che io sono quello lento dei tre, giravo in 1,29. Mo, stasera... Ma su un'altra pista. Cioè, bravo, sbagliato, stavamo a Zolder. Poi dopo ci hanno detto all'ultimo. Dai. Ragazzi, un altro del trupe Spezzani. Grande Spezzani, uno di noi. Oh, Spezzani, così ce lo mettiamo, lo riportiamo da noi. Ecco, specifichi dove ce lo mettiamo, perché sennò sembra brutto. Troncare la frase su ce lo mettiamo pare brutto, insomma, ecco. E che ce lo mettiamo dietro pareva ancora più brutto. Esatto, appunto. Siccome poteva essere quello che poteva sembrare, dico, specifichi. La situazione è critica, abbiamo avuto un incidente dopo praticamente 5 metri di gara e abbiamo dovuto fare un pit aggiuntivo obbligatorio. Oltre a tutto il tempo che abbiamo perso per riuscire a rientrare con la macchina rotta, i tempi di riparazione eccetera, ci si somma il fatto che adesso, essendo ultimi, ogni volta che ci doppiano dobbiamo farli passare e quindi rallentiamo ulteriormente. In pratica la gara è andata a farsi benedire. Adesso è lo stint dell'ingegnere e lui si metterà lì come al solito nella sua maniera super martello tempo per cercare di recuperare qualche posizione. Tra le tante cose belle che farà, farà la peggio infamata possibile, cioè prenderà 3 warning. Al 4º warning scatta il drive-thru, lui non lo farà, quindi prende 3 warning nel giro di 5 minuti e poi riesce a fare tutto il resto dello stint senza prendere un altro. Quindi poi mi consegnerà la macchina che al 1º warning che prendo per taglio pista, e a Misano è molto facile tagliare la pista, ti becchi il drive-thru. 4, 3, 2, 1, su ingegnere. Lascia, ah, spento. Guarda che bella targa. Che si legge nella targa lì in fondo? Una cosa tipo Bieber banca. Esatto. La banca col migliore team sim racing d'Italia. Che è ultimo attualmente con un giro di svantaggio da tutto, okay, il gruppone. Ok, se la leggi così sembra brutto.
Che cacchio fa? Frena questo. Prenda e se ne vada, ingegnere. Sì, sì. Ecco, questo avrebbe dovuto fare con lo biondo. Non mi sono fidato. Si fidi, si fidi. Comunque vorrei dire che è vero che siamo il team, che siamo ultimi, ma tra i team delle banche siamo primi, eh? Eh sì. È un po' come quando, sai, il figlio unico dice che sei il mio figlio preferito. Dice, figlio migliore preferito. E a 2 secondi a lei. Penso che questi al prossimo giro ce la tirano la bandiera blu comunque, perché è un'ora che stanno a sventolà. No, Li sta distanziando, ingegnere. Vada, vada. Gira un secondo più veloce. Cioè, aumenta la rosicatura. Certo. Eh beh, ma questo ormai è una costante, cioè sarebbe preoccupante il contrario. Quel ciuffo come. No, no, come terzo warning. Aia, aia, aia. Aia. Grazie, ingegnere. Bello che sono io il primo che ha fatto una testa così di non prendere warning. Sta facendo un giro, tra l'altro, da paura. Lo sta perdendo dai primi due. Cioè, ragazzi, se voi sperate che io in 40 minuti non più manco warning, ve lo dico. Cambiate canale proprio. Spagnolo intanto è arrivato. Che poi vedi, l'ingegnere che è infame come pochi, non è che almeno se è preso 3 penalità e se fa pure il drive through, ma ammollerà a me con 3 penalità. Tutta la responsabilità. Esatto, si è preso 3 penalità in un giro e poi mo se fa 40 minuti senza pianne manco una. No, guardi che bel tramonto invece, avvocato, che dice. Romantico. Sono sposato, io ho ragione. Ragazzi, ogni istante di 40 minuti. Capito, ragionia, io sono sposato, no. Io pure che non vorrei che se faccia brutte idee, perché... Ma difatti io vedevo che se stava allenando troppo l'ingegnere, lui se stava allenando più alle penalità nei punti giusti per dammene 3. È il modo migliore per prendere i tagli. Esatto. Circa 10 minuti all'avvocato. Ottimo. Che sta facendo stretching, se non ho visto male. Esatto. Ha fatto il giro di riscaldamento. E, tipo come se fosse, dai, tipo in panchina. Sì, perché voi non lo sapete, ma siamo tutti e tre nei box, nel box biperbanca. Esatto. Che questo sembra il mio appartamento classico, ma in realtà non lo è. Ricordiamo biperbanca, la banca con il verde più bello che c'è. Ma sempre peggio, ogni volta che ci provo è sempre peggiore. Secondo me ha perso clienti in Biperbanca da quando sta facendo. Domani ci licenziano. La prossima gara correremo con Fineco. Per me prima della fine gli afrechi qua a bandiera. Tipo quando vai a sicarci in culo e giostre. Bene ragazzi, tocca a me, è il momento di guidare. Vista l'esperienza dell'altra volta con l'ansia eccetera eccetera, devo dire che stavolta ero particolarmente rilassato e tranquillo, forse pure troppo sinceramente, ma a complicare un po' la faccenda ci sta la situazione dei drive-thru, visto che l'ingegnere mi ha lasciato la macchina con 3 alert sul golpone e adesso al primo taglio pista che mi daranno alert beccherò il drive-thru. Io ovviamente, per non delude nessuno di quelli che si aspettano che faccio drive-thru, l'ho beccato a prima curva ovviamente, quindi se siamo levati il dente, però poi da lì poi il mio stint in realtà è andato decisamente bene, sinceramente, raga, non me l'aspettavo manco io. 3, 2, 1, vai, voga, va. Vai. Come on, go, go, go. Vada. Vada. Senza accenne. Vada. Ok. Voga, che fa? Vadi. Ecco, bene, drive through. Ce l'ho preso. Perfetto. E vabbè, facciamo subito. Lo faccio subito? Sì, ti trovi, sei qua. Avevo detto che facevo subito il drive-thru. Vabbè, però io ho preso ieri i tuoi abiti, dai. Questa è più mia che sua, poca. No, non si renda responsabile. Alzo la mano per prendo la responsabilità di questo drive-thru. Che devo fare qui? Sconta penalità? No, non c'è niente. Sconta penalità è acceso già. Sì, già sta facendo. Ragazzi, purtroppo... mi è scappata lì. Quanto sta vicino questo dietro? Ma scusa, non puoi. Non c'è lo specchietto retrovisore?
Sì, sì, ce l'ho, però vorrei guardare più davanti che dietro. Però effettivamente, vedendo come l'ha volato si tiene Bivona, vedendo che il ventunesimo è sempre quello ingegnere, c'è il potenza, c'è il... Noi questo livello siamo primi 20. Il problema è giocarsi questi primi 20, cioè non... tanto non vorrei dire però 27, eh. Eh sì, piano piano, come dire, con pittine. Ok ragazzi, siamo 27esimi, ma a questo punto quello davanti a noi, Saraceno, va a finire per campi. Io lo passo e adesso dovrò riuscire a eliminare il gap di 20 secondi, che so, la penalità che abbiamo preso da direzione gara per l'incidente che ha avuto Ragionier Vandini all'inizio nel suo stint. C'ho 25 minuti e devo creare tra me e Saraceno un gap di almeno 20 secondi per mantenerci la posizione, perché sennò pure che arriviamo davanti, rifinimo da dietro. Che se no deve fare... Attenzione, attenzione, attenzione. Grano Saraceno, raga. Grano Saraceno. Oh, grande. Posizione presa. Di poteri di ingegnere. Oh, 20 secondi. E vabbè, fa ancora in tempo a fare un drive. Saraceno, cioè, non è che... Non è che le dobbiamo via solo noi, drive blu. E poi 20 secondi, 24 minuti, avvocato se pigliama proprio. Oh, avvocato, sta dando la bomba, comunque. 37,4 tra l'altro, si stanno veramente a pochi. Il 23esimo ha girato 2 secondi più lento l'avvocato. Continua così che sta andando bene. Forse Grano Saraceno, purtroppo non ce lo mettiamo dietro per i 20 secondi. Ragioniere. Ne ha già persi 3 Grano Saraceno, ce lo mettiamo dietro, dai. Dai, hai 20 minuti per dargli altri poco meno di 12 secondi a Grano Saraceno, che già la persa tantissimo. Continua così e lo sperduccia. E siamo 26, così pareggeremo la posizione di Suzuki. Vedi? Partiti così male, poi... L'avvocato toglie, l'avvocato dà. Come le formichine, ragazzi. Avvocato, per ora magistrale. Ma oggi sto, t'ho detto, leggermente più tranquillo dell'altra volta. Cioè, sta guidando proprio una favola adesso. Penso che sia perché la gara non conta niente. Decisamente, il driver of the day fino a questo momento. Sì. Siccome la gara non conta più niente, vado al short. Però intanto è il punto migliore, è avanzato, così passa. È che adesso devi far passare anche il quinto, che lì. Ok. Entrata di curva, vai lungo e ritarda la... Ok. Ragazzi, c'è un Napoleone davanti. E Bocai dietro anche, che... Volevamo restituire Suzuka. Giro grosso. Ma stiamo sempre in... giusti? P26, tutto corretto. No, con quello di 20 secondi tipo. Sì. Hai 10 secondi, puoi perdere 10 secondi da... Ok. Ha ragione, può vedere il distacco col Del Carlo? Dai, dal bis. Un attimo. Dal bis, metti un tigre nel motore, vai. Io non gli voglio mica andare addosso, però se deve sbrigare. Qua c'è tutto il baldanzoso prima, vabbè, lo passi e diventa un paracarro. Girando bene, ma l'avvocato, cioè, è veramente impeccabile fino a questo momento. No, è Costanzio proprio. Maurizio Costanzio. Se mi fa un buonasera, avvocato, sarebbe... Buonasera, state buoni. Avvocati, i miei più sinceri applausi. Davvero, grandissimo avvocato. Sì, ha fatto veramente super spinta. Comunque, bravi ragazzi, ci dice male. Fatte da me, dal ragioniere. Confermo. Ci dice malissimo, ragazzi. È un peccato perché stiamo lì. Certo. No, ma poi voi calcolate che l'incidente, oltre a levarci il tempo dell'incidente, ci ha fatto uscire doppiati e quindi dovevamo far passare a tutti, ogni volta perdevi un sacco di tempo. Alla fine 26esimi, per tutto quello che è successo, non è proprio un risultato accio accio,
però ormai c'è sta voglia di voler riuscire a fare un punto e quindi alla prossima ci riproviamo. Sarà Spa e speriamo bene, raga. Detto questo, ragazzi, non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.